Eccoci qua, bentrovati e bentornati su Cassette Beast, nuovo episodio. La scorsa volta ho combattuto contro altri due capitani per prendere anche i loro distintivi, ma oggi l'obiettivo è di sconfiggere un arcangelo. In genere per gli arcangeli mi prendo sempre un episodio perché sono lotte piuttosto lunghe. Oggi non sarà diverso. Che poi alla fine chi è che mi corre dietro? Nessuno. Ma comunque andiamo a cercare il prossimo arcangelo. In realtà ce ne sarebbe un altro che vorrei fare da queste parti, ma il puzzle è un pochino lungo e la lotta anche. Quindi andiamo alla stazione di Islington, dove sono entrato sempre la scorsa volta. L'ho preso come punto lì, trasporto veloce. Sono ancora con Barclay. Dopo questa missione, Barclay lo lascio a casa. Ma non farò solo un arcangelo oggi, andrò a incontrare anche un altro personaggio, che sarà un personaggio che poi andremo, con cui andremo accompagnati per il prossimo episodio e il prossimo arcangelo. Tra le altre cose, metto anche Ferri Kera davanti. Dopo la lotta con l'arcangelo, farò anche rimasterizzare Sabbia e Tempo. Quindi andiamo ad affrontare subito questo arcangelo. Qua, senza puzzle, senza niente. Boom, botta veloce e via. Mi piace. Proprio dritti al punto. Bello, questo è davvero, davvero bello. Ce ne sono tanti che sono belli, ma questo in particolar modo. Verità, menzogna. La vostra neonata specie si preoccupa troppo di concetti così banali. La realtà non è vera, accettate l'ignoranza. Voi non capite? Lasciate che io vi risvegli dalla vostra falsa percezione di realtà e menzogna. Arcangelo Babelith, la torre dell'ignoranza. Anche lui non sente ragione, boom, lotte subito e via. Allora, abbiamo solo colpo filo a inciampo, ha una chance di usare automaticamente la mossa successiva nella lista a costo 0, va bene, e getto appiccicoso, che dà al bersaglio la schivata nulla per 3 turni. L'arcangelo è a livello 50, ma non mi preoccupa. E soprattutto non lo attaccherò immediatamente con la fusione, perché non voglio fondermi con Ferrichella, visto che ha solo colpo come attacco. Anche se poi magari avrei usato gli attacchi a distanza di Aeroboros, ma. Ok. Battutaccia. Perché gli scheletri predicatori suonano lo xilofono? Non hanno neanche un organo. Ah, certo. Senza effetto, perché. Effettivamente non è brutta, però è uno di quei dead jokes che non vogliamo sentire in genere. Molto simile a un dead joke. Ok, i danni non sono neanche mali quelli che facciamo noi. Mali, non sono male. Sette meraviglie che. Mamma mia, che dolore! Prosciugato. Allora, non vorrei ricaricarlo, però. Come si chiama un conostaceo sgusciato? Senza ostaceo. Allora, in inglese forse era più divertente. Ma non importa. Beh, getto appiccicoso non mi serve ora. Più che altro cambio mostro perché ho paura di quello che potrebbe farmi. Mando Caprogna, dai. Allora, pugnalata tossica non gli fa molto, ma lo avveleno. Almeno. Aia, spacca mattoni, fa male. Ma non troppo, dai. No, confuso, no. Curo dal prosciugamento perché fa solo danno e non, se, e non voglio avere danno. Ah, mi fondo, dai. Capro Boros, bello però. Ma questo è carino rispetto agli altri Aeroboros. Questo è carino perché in genere il corpo diventa sempre quello di Aeroboros e fa davvero pena. Invece questo è bello. Vado di muro elementale perché lui al prossimo turno ci attacca con l'attacco speciale. Battutaccia. Qual è lo strumento preferito dei succhiaterra? Il piano regolatore. Wow. Strano.
vera illuminazione che non mi fa niente per quella copertura. Dai, la battutaccia, vediamo un po'. Questo è divertente, sto boss. Vabbè, senza ostacio, l'hai già detta, non fa più ridere. Non che facesse ridere molto prima. Potere fusione, vediamo che combinano. Ascia di granito. Non male, e danni al contatto. Oddio, non mi tocca. Ma che va bene che non mi tocchi. Ci mancherebbe pure. Perché gli scheletri predicatori, vabbè, non è più battute. Potevano pensarne altre 10? Così, un numero un po' alto, ma almeno serviva, perché la lotta è lunga, la lotta va avanti per diversi turni. A meno che non si aspettano che tu arrivi qui con un livello più alto di quello che in realtà hai. Neutralizza? Ah, si leva l'ustione. Accidenti. E te la rifaccio. A parte che sono confuso, ma non ha effetto la confusione. Sette meraviglie che mi dà un altro effetto casuale, che è avvelenato pure. Cosa ottieni se incroci un porco spino con uno sputabrodo, un colabrodo? Ma vi dirò, questa non è malvagia. Allora, ho l'avvelenamento e devo curarmi dal veleno. Per fortuna non si usa il turno. Ci curiamo e poi attacchiamo, se ci riusciamo, con morso. Mi prendo giusto qualche punto salute. Allora, la confusione non ha effetto, pare. Perché è un bene. A meno che non ho una passiva che non mi fa agire la confusione. Ma non ricordo. Ok, allora andiamo col... andiamo col muro elementare, tanto siamo più veloci. No, è confuso, fa uragano. Vabbè, vediamo quanto ci fa male. Allora, la confusione ha effetto. Non ho fatto niente. Ma a saperlo. Cosa diventa un ghiacciello se fa molto caldo? Un acquerello. Ma certo. Morso. Il morso della tigre e della capra. Andata? Ok. Che mostro facile. Nuovo livello, materiale fuso, tela avvolgente, nastro inceppato per 3 turni. Buono. Mi piace. E va bene. Buono così, dai, non male sta lotta. Veloce, facile. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrà dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola, occidente, sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque da lì a meridione, dove le strade si vanno a incontrare. Dove si trovano alberi ed erba, dove sentieri potrai calpestare. Accanto a un edificio c'è un tronco, marca la fine del lungo sentiero. Se vuoi varcare la strada nascosta, salta 3 volte con piede leggero. Ok, quindi dobbiamo arrivare in un punto e saltare 3 volte. Ok. C'è la verità che ora mi è chiara. Sono stata sconfitta. Ehi, bellezza! Pare proprio che ti stiano dando una batosta. Perché non vieni con me? Riuscite almeno a comprendere questo mondo? Riuscite almeno a sentire il respiro di queste gallerie? Quindi lui è più di quanto non sembri. Va bene. Abbiamo vinto la battaglia, ma ancora una volta Aleph ha teletrasportato via l'arcangelo. Comunque, come va con la tua canzone magica? Hai ricevuto un altro indizio? Se vuoi varcare la strada nascosta, salta 3 volte con piede leggero. Sembra descrivere un'azione da compiere in un luogo specifico, come un rituale. Ok, diamoci da fare. Ora dove si va? E il livello di relazione con Barclay sale a 3. Praticamente, se si sconfiggono un certo numero di mostri fusione, il livello sale. Ma se si sconfigge un arcangelo, ne basta uno, il livello di relazione sale subito. Quindi senza affrontare quali chissà quante fusioni. Ma Sabbia il Tempo, che non è male come mostro, rimasterizziamolo e vediamo che roba diventa. È diventato Sogni d'Or.
Quando un sabbia a tempo raccoglie abbastanza sabbia dall'ambiente, può darsi una forma nuova e più potente. Il Sognidor è un colosso, ma il suo massiccio corpo di sabbia si muove con agilità, leggero come l'aria. Il pugno del Sognidor ha l'impatto di un'intera tempesta di sabbia. Cioè, un pugno ha l'impatto di un'intera tempesta. PV Max 130, così come l'attacco a distanza, difesa a distanza 140, velocità 80, attacco in mischia 165 e difesa in mischia 155. Non male. Magari lo tengo, dai. Diceria supereroina. Le melme mi hanno teso l'imboscato nelle paludi e una supereroina incappucciata è saltata dentro per salvarmi, giuro che non me lo sto inventando. Non pensavo di riuscire a sconfiggere l'arcangelo così velocemente, è andata molto bene. Avrei comunque fatto la quest, o meglio, avrei comunque iniziato la quest di questa supereroina e... basta, qua dentro, cosa è successo? Via. Qua si può... ok. Comunque, vediamo. Oh no! Una trappola! Questa terra non mostra clemenze, forestieri. Venite, combattiamo all'impari numero. Combattiamo le melme 3 contro 3. E lei chi è, signorina? Non ci vuole dire il suo nome? Oh, ma che mostro carino! È un mostro nuovo, infatti ce l'ha solo lei. Andiamo con tela avvolgente, che non serve a nulla. Facciamo colpo. Devo levare Ferricara da davanti. Zefiro a questo qui e lei attacca per conto suo, a quanto pare. Livello 40, non male, sono di livello alto. Danno un po' di punti esperienza almeno. Dardo ghiacciolo. Wow. Allora, la signorina già è andata quasi KO. Posso curarla? Posso curarla. Spiroetta è il mostro. Così ce la caviamo con questo turno. La voglia. La voglia, ce la caviamo. Bene, 2 stelle per Ferrichela. Non mi dispiace affatto. Pugnalata nel buio. Ah, oh, ma l'altra volta 5 di fila mi hanno beccato con pugnalata nel buio. E per fortuna che ha precisione 10%. Bom bomba, casaccio. Usa una mossa casuale per la quale è più a sufficienza. E scale melma. Ok, questa se vogliamo prendere un'altra zucca. Meglio fareste ad andarvene prima che quei malvagi ritornino. Non avete motivo alcuno di trattenervi in un luogo come questo. I am Viola of Messina. Son Viola di Messina. Non sono un combattente di natura, ma questo luogo mi ha obbligato a diventare tale. Non intendo gravarvi dei miei fardelli. Sei in missione? Dopo lunga perigrazione per mare ho perduto mio fratello tra i flutti. Se non sono annegata io, forse anch'egli è giunto su questi lidi. Lo vado cercando da alcune settimane. Un'anima gentile mi ha donato questo curioso congegno a mo' di protezione. Se vi giungesse voce di mio fratello Sebastian, vi troverete accampata a est di qui. I miei saluti. Trova Sebastian, il fratello di Viola. Viola. Un po' strano. Nastro riciclato. Allora, signorina, dove è detto che è accampata lei? È Sebastian. Dite a mia sorella di incontrarmi qui. Ma devo trovare tua sorella prima. Parla con Viola, ok? Ah, eccola qua, Viola. Non posso accamparmi. Il fuoco mi spinge via. Comunque, Viola, abbiamo... aspetta un po' un attimo, scusami, eh. Ecco, lo faccio giusto per... perché sì, si può fare. Viola, ho trovato tuo fratello. Mi dite che vi è apparsa una visione di mio fratello. Dovete rivelarmi di più. Capisco. Mio fratello potrebbe essere ancora tra i vivi, o forse di lui non rimane ormai che l'anima. Devo averne certezza, Link. Se non è troppo chiederti, potresti accompagnarmi al luogo in cui lo vedesti? Ma certo. E dopo affrettarsi. Tacciano pure le tue preoccupazioni. Il cammino offrirà ben pochi pericoli con me al tuo fianco. Ora tu e Viola siete partner. Va bene. Ecco qua, spiroetta. Le spiroette sono creature molto evolute simili a molluschi. Tutti i loro organi principali sono rinchiusi nella testa a guscio, mentre il corpo è un insieme esteso di arti. Si muovono in modo rapido ed elegante e spesso si ricoprono di alghe per proteggersi dagli elementi. Mostro debolino, PV Max 140, attacco a distanza 110, velocità 140 e difesa a distanza, attacco in mischia e difesa in mischia 70. Direi allora che per questo video è tutto, nel prossimo episodio affronterò la missione di Viola e andremo a trovare quindi suo fratello.
e immagino che possiate già intuire cosa accadrà. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare se volete, ma ci vediamo comunque al prossimo video. Ciao!